Questi sono 1000 euro e quest'oggi se i nostri sfidanti riusciranno a battere il primo al mondo di Stumble Guys, se li porteranno a casa. Sarà davvero una sfida assurda perché fidatevi, voi non avete mai visto un player così tanto forte. E la prima sfida di quest'oggi la andrà a affrontare il nostro amico Refe, che è pronto giustamente a sfidare uno dei primi al mondo, giusto? Assolutamente no, sono caduto all'inizio, questo qua mi sembra anche troppo forte per i miei gusti, eh. I 1000 euro però gli vorresti, immagino, quindi vedi di muovere quel culo da mucca e magari riuscire a fare qualcosa di decente una volta nella vita. Cosa ne dici se tipo mi dai 1000 euro a prescindere? Effettivamente sai che è una bella idea, se solamente fossi decelebrato. Comunque, Siax, tu se non sbaglio hai tipo 5000-6000 trofei, se non sbaglio, vero? 5000 corone. Che comunque sono un botto, vuol dire che hai tipo giocato ore, ore, ore. E Refe in confronto è... Io ne ho 53. Ma nella Canon Climb sappiamo tutti quanti che sei una bestia, vero Refe? Sì, ha appena preso un muro in faccia, un bel martellone. Ed era quello effettivamente il suo obiettivo, signori. Comunque, se invece dovessi vincere io, non c'è neanche da dire che... No, tu non vali intanto, c'è da dire. Stavo finendo di dire che se dovessi vincere io, tu non ti becchi nulla, eh. Quindi devi anche cercare di tirare i cazzottoni a me, se no qua la storia non quadra. Guarda, Siax mi ha provato a tirare un cazzotto nel frattempo. No, zio, io non mi qualifico, io non mi qualifico, no! Non mi qualifico, non mi sono caduto alla fine. Questa volta si qualifica solamente una persona, signori. E considerando che ci abbiamo uno dei più forti al mondo in lobby, che sono io, direi. Sì, effettivamente sei proprio tu. Non ho molti dubbi, stavo dicendo. Quindi chi vincerà, signori? Allora, intanto pugno te lo restituisco, grazie. Calla, signori, qua è già partita la rissa tra Siax e Refe. Guardatelo quanto è incazzato. Non deve usare le emote, questo è il... Tecnicamente ho detto che valevano, quindi potete picchiarvi quanto e quando volete. Quindi, signori, che ci sia una rissa. Siax, picchia e prendi di mira Refe. No, 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 prendi di mira Best. È la mia stessa skin, è più brutto. Ok, mettiamola così, 200 euro se prendi di mira Refe, grazie. 300 se prendi di mira Best. 400 se prendi di mira solo Refe. Non c'è problema, non c'è problema, zio, tanto Best muore da solo. Oh, no, 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 mi sa che casco. Non so come mi sono salvato, assurdo. Let's go, ho preso un'altra volta il muro in faccia, sto pirla. Niente, raga, io sono squalificato, però rimangono ancora loro due. La sfida si fa intensamente estrema. Signori, uno contro uno, il più forte del mondo contro Refe. Chi vincerà? Io! Intanto guarda come mi sto qualificando, A parte gli scherzi, Refe ce la può davvero fare. C'è in qua... No! Va bene, non c'è problema, non c'è problema, zio. Sto cacchio, non c'è problema, signori. Siax umiliamente ha ammazzato Refe, cioè l'ha fatto fuori in 2 secondi, tipo. Ma direi che comunque i primi 50 euro Refe se li può portare a casa, dato che ha combattuto gloriosamente. Ma il prossimo avversario sarà molto più difficile da battere per Siax. Questa volta infatti, signori, è il turno di Spezia. E come sapete è l'hacker più forte d'Italia. Zio, ce la potreste fare a vincere? Sì, sì, assolutamente, ce la farò. Anche perché utilizzando le hack puoi mettere le mappe che più ti piacciono, puoi fare letteralmente qualsiasi cosa. Guarda che usano già le skill loro due, mentre io rimango indietro perché non so fare praticamente nulla su sto gioco. Il primo, signori, è Spezia, che si va a qualificare prima di Siax. Com'è possibile? Per adesso ci sono andato veramente piano. Alla prossima sceglierò io le mappe che voglio, dove sarò più forte, e disattiverò le emote a Siax. Se tu puoi in pratica disattivare le emote a Siax, ma siamo rimasti solo in 3. Com'è possibile? Signori, ha distrutto la lobby, ha fatto tipo un bordello cane e siamo tornati di nuovo nella spin and go. Ma non ci sono gli ostacoli. Cosa sto vedendo? Spezia, mi vuoi spiegare questa cosa per favore? Senza ostacoli è più facile per me. È senza ostacoli grazie alla mia che è più facile per te, scusa. Guardalo che tira le emote, perché io non posso farlo, c'ho le emote bloccate. Maledetto! Siax nel frattempo rimane indietro, signori. È in difficoltà tanto quanto me. Ma qua come diamine facciamo? Scusa, mi spiega, mi spezia. Così. Spezia. Cosa? Scusa. Ok, si poteva fare questa cosa. Non so come sia possibile. Brutto pezzo di schifo. Se tu non inizi a stare fermo con quelle maledette hack. Nella prossima partita, ragazzi, metterò la super slide. E come tutti sappiamo, signori, i veri eroi vincono sempre nella super slide. Ma i soldi non sono io che li voglio, li vogliono loro. Quindi vediamo, hacker contro il primo al mondo, chi può vincere? Vincerò io, ovviamente. Di questa cosa non ne sarei molto sicuro, sinceramente, dato che Siax ha delle skill della Madonna che non ho mai visto prima.
secondo round. Attenzione perché è già primo, ma lo voglio recuperare. Non ho intenzione di fargli vincere questo secondo round di nuovo. Guardatelo che sta solo sul bordo. Cioè, in pratica non lo vedo manco più. Io sono caduto, però provo a recuperarlo. Tranquillo, ci puoi mettere quanto vuoi. Anche un secondo solo, ma non basterà per recuperarlo, perché è già alla fine. Ma è caduto! Attenzione! Posso riuscire a vincere? No, non posso più riuscire a vincere perché ho preso un palo in faccia. Ho preso un altro palo in faccia e un altro palo in faccia ancora. 3 di 3, li ho beccati tutti, bingo. E ovviamente la partita se la va a prendere lui. Nessuno per adesso è riuscito a battere il pro player. Ma adesso andiamo a vedere chi sarà il vincitore ufficiale dei 1000 euro. Sfida finale, questa volta siamo io contro Spezia, contro Refe, contro Siax. Signori, uno dei primi al mondo contro un hacker, contro me e contro Refe che è il più scarso di tutti. Ma in realtà sono tipo più forte di te e sono anche davanti, quindi che cacchio vuoi? Io faccio a meno di parlare, dato che sono tipo ultimo. Spezia, come sei messo tu nel frattempo? Io sono primo insieme a Sia. Sì, vabbè, raga, ma di cosa stiamo parlando? Uno dei primi al mondo e un hacker che competono con me, Refe. Ci stiamo rendendo conto, fratello? Io in realtà ho finito prima di Sia. È incredibile sta cosa. Cosa appena visto nella mia vita? Refe che si qualifica prima uno... No, 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 non devo parlare io. Non devo Sei una sega! Best ci ha lasciato e questo vuol dire che io sono il favorito per vincere, vero? Il favorito della perdita, signori. Può vincere solamente una persona qua. E secondo me, nonostante Siax sia uno dei più forti del mondo, è Spezia. Perché è un hacker, cioè c'è poco da dire. Guarda Siax che recupero che ha fatto. In realtà questo ragazzo qua è fortissimo. Sì, ma hai visto che diamine ha fatto? Fa tipo le skill con i pianeti. Non ho mai visto una roba del genere su sto gioco. Sì, tipo me le fa le skin dei pianeti. Neanche Sparks l'ho mai visto fare delle robe del genere. Fatemi sapere voi qua sotto nei commenti, secondo voi chi è il più forte tra Sparks e Siax, perché a questo punto è un confronto da fare per forza. Magari in un video futuro, se arriviamo a 10.000 likes, li faremo sfidare insieme per vedere chi è il più forte. E signori, come primo va ovviamente a qualificarsi il vecchio caro Spezia. Refe, tu sei rimasto nei meandri dell'Olimpo. In realtà non è così tanto vero, mi qualifico tranquillamentissimissimo io. Mi sembrava difficile questa mappa, io non l'ho mai completata in vita mia, ma a quanto pare per loro la sfida è più facile del previsto. Perciò questa volta complichiamo le cose, perché l'ultimo round è quello che decide tutto. Qua si decide chi vincerà i soldi e perciò dobbiamo complicare la situazione. Siax e Spezia, voi potete partire solamente 3 secondi dopo. Refe, tu hai del vantaggio invece, stranamente. Yeah, dude. Vado, volo. 1, 2, 3, potete partire. Vediamo se riescono a vincere. Comunque sarebbe un'umiliazione, Refe, te lo dico, eh. Non vinceranno, zio, perché so già il traguardo praticamente. Sì, comunque a fare battute sei molto bravo, zio, te lo dico un'altra volta. Sta dietro di te. Come fa a essere qua dietro? Come fa? Ha recuperato tutto. Ma che cacchio è? Zio, non è un problema, non è un problema. Raga, è una bestia, altro che non è un problema. Cioè, questo è uno dei primi al mondo e ce lo sta dimostrando secondo per secondo. Porca tra... Ho preso la palla. Ragazzi, io non ho parole. Partendo 3 secondi dopo, comunque va a vincere lui la partita. E Siax, uno dei primi al mondo, è ufficialmente il vincitore dei 1000 euro di questa sfida. Detto questo, signori, mi raccomando, lasciate 10.000 likes sotto questo video per fare una sfida finale dei pro player del mondo Sparks contro Siax. E fatemi sapere voi qua sotto nei commenti, secondo voi chi è il più forte. Detto questo, mi raccomando, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale, perché siamo quasi arrivati ai 200.000 iscritti e dobbiamo arrivarci il prima possibile. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Bella, regà.